www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete. Yeah.
figli, fratelli e sorelle, in questo luogo dove tutto parla e canta di Maria, non possiamo non solennizzare la festa liturgica della Madonna del Rosario in questa domenica 27ª del tempo ordinario, in una chiesa che successivamente fu edificata e portata avanti dai domenicani dal 1700 in poi, e chiaramente hanno venerato la Madonna sotto il titolo di Madonna del Rosario. Vogliamo unirci a Maria, come spesso facciamo, ma in questo mese particolare, missionario, pubblicano, dedicato a lei, la Vergine del Rosario, unendoci a quella corona d'amore che dona al fondatore dell'Ordine dei Domenicani, a San Domenico di Guzman, alla presenza di Caterina da Siena. Viviamo questa corona del Rosario con tutti i misteri che in essa contempliamo. Sono i misteri della vita di Gesù, sono i misteri della vita di Maria, sono i misteri di ciascuno di noi che viviamo ogni giorno nella nostra quotidianità. Il motivo per cui siamo qui stasera è per rendere grazie al Signore ancora una volta per averci donato una mamma così grande, la presenza di tutte le realtà che ruotano attorno al santuario, la confraternita della Madonna dei Miracoli in primis, e poi la congregazione di San Vincenzo Ferreri, che mi piace vederla più spesso, anche questa sera è qui presente. Vorrei anche ringraziare la presenza dei terziari domenicani, la fraternita laica domenicana, qui presente, anche se non si vede, ma è come lievito in mezzo alla massa. E poi anche la presenza della fraternita della Misericordia, che anch'essa da quest'anno, per i suoi 25 anni di presenza locale, è realtà canonica appartenente al santuario, in quanto legata alla figura del padre correttore, che sarei io stesso. La presenza anche del presidente del comitato festa e dei suoi, di Rallegra, e di tutte le realtà, la scuola Cantorum, tutti qui presenti e del popolo di Rallegra. Ci hai convocati nella tua casa.
Oggi la tua famiglia è riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato. Fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Cantiamo la Salve Regina tradizionale.
Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.